Totem Ceramiche, da 25 anni. Non è un modo di dire. Totem Ceramiche, lo spazio che abito. Bentrovati con la nostra informazione. Politica. Domani in Consiglio Comunale si discute la mozione di sfiducia. Intanto, per scardinare il fronte della sfiducia, la mossa giusta prende le forme di un governo della città sostenuto proprio da un nutrito gruppo di centrodestra, quello che la sfiducia non l'ha mai voluta. Non solo i fedelissimi di Musumeci ed esponenti di Energie per l'Italia, ma anche un fronte di forzisti ed ex. La venuta in città del coordinatore provinciale Michele Mancuso, che ieri ha riunito diversi uomini a lui vicini ma anche possibili new entry, sembra quasi aver messo il sigillo su un possibile patto di governo con il sindaco Domenico Messinese. Se il nuovo centrodestra riuscirà a far saltare il banco della mozione, avrà in mano le sorti della giunta dell'ex grillino messinese. Nuovo caos al passaggio a livello di via Butera, il sistema elettronico è di nuovo in tilt, con le sbarre rimaste bloccate. Una lunghissima coda di automobili si è formata a causa dell'attesa, un blocco forzato che ha costretto all'intervento anche gli agenti di polizia del commissariato. Da tempo si chiedono interventi, ma senza che il problema sia stato risolto definitivamente. Papa Francesco non visiterà la Casa della Misericordia come si sperava, ma riceverà ugualmente una delegazione di volontari assistiti nel corso della sua visita a Piazza Armerina. Alcuni nostri volontari hanno preparato dei doni da offrire al Santo Padre, come una casula, un quadro e la poltrona dove il Papa Francesco siederà e parlerà con il gruppo di Gela. Dollino di Dio presenterà la piccola Casa della Misericordia di Gela, avviata nel 2013 sotto l'impulso dello stesso pontefice, con i circa 150 volontari che ogni giorno nel silenzio lavorano per andare incontro al disagio di tante famiglie indigenti. La Regione ha autorizzato il pagamento della mobilità in deroga per il 2018, una misura di sostegno al reddito che anche in città riguarda molti lavoratori, compresi gli operai usciti dal ciclo produttivo della raffineria Eni in contrada Piana del Signore. Un tira e molla che ha coinvolto i sindacati intenzionati ad ottenere la misura, come tiene a precisare anche il segretario confederale della CGIL Ignazio Giudice. Uno dei punti interrogativi troppo spesso sono proprio le procedure di pagamento ai lavoratori. Negli scorsi giorni è montato il caso di 28 operai ex SMIM che da maggio attendono il pagamento della mobilità in deroga 2017. Questa era l'ultima notizia, per qualsiasi approfondimento vi rimandiamo al quotidiano di Gela.it.